La squadra allenata da mister Cristiano Lucarelli è giunta in Puglia sfruttando l'aeroporto ionico. Albastar è la prima compagnia a servirsi della nuova taxiway e del piazzale di sosta. Frutta e verdura a chilometro zero e una vasta scelta di carni accuratamente selezionate e controllate. Eurospin di Marina di Ginosa, valorizziamo il nostro territorio. Soleair, unico broker aeronautico pugliese, in occasione dell'incontro di calcio Virtus Francavilla Ternana, in programma questo pomeriggio allo stadio Giovanni Paolo II, ha organizzato il transfert della squadra di Cristiano Lucarelli da Perugia a Taranto Grottaglie. Il volo sarà operato dalla compagnia Albastar con un Boeing 730-800. La squadra, giunta ieri, sabato 6 marzo alle 17, ripartirà per Perugia questo pomeriggio alle 18.40. L'individuazione dello scalo tarantino è giustificata dalla breve distanza con Francavilla Fontana, che dista da Grottaglie appena 11 km. Questo volo che abbiamo assistito oggi, siamo venuti appositamente perché la compagnia è di altissimo livello, è una compagnia nata 20 anni fa, si chiama Albastar ed è italo-inglese. E vuole fortemente volare dall'aeroporto di Taranto. Vedremo il proseguo, come si evolverà la trattativa con l'aeroporto di Puglia. Questa è la dimostrazione che ci dà questa forte compagnia aerea che volare a Taranto è utile, è utilissima se si pensa che ha trasportato la Ternana, una squadra di calcio, per poter affrontare il Francavilla Fontana, che è in provincia di Brindisi ed è a soli 7 km. Quindi noi dobbiamo cominciare a valorizzare le accessibilità in Puglia e quindi aprire gli aeroporti. Grottaglie, con Taranto Grottaglie, è il primo che si candida a rilanciare l'apertura verso sud, verso la Basilicata e verso la Calabria. Attualmente siamo a 3 e forse 4. Si tratta soltanto di una trattativa commerciale. Alcune di queste, comprese l'Albastar, che assisteremo all'intervista che ci concederanno fra breve, è seriamente intenzionata, ma è una questione più che altro di sostegno. Abbiamo Aeroporti di Puglia che non sostiene economicamente perché versa ovviamente in questo stato deficitario che ha colpito tutte le società di gestione, e Regione Puglia, che è più volte sollecitata da noi, deve provvedere a fare i bandi, questa volta solo per Grottaglie, Taranto Grottaglie ed eventualmente per Foggia. Sono le uniche due strutture che possono usufruire di aiuti di Stato tranquillamente con un bando. Però le compagnie sono fiduciose, vogliono a tutti i costi volare da Taranto e non da Brindisi, perché non c'è un problema di concorrenza tra Taranto e Brindisi, ma è una scelta di mercato. Quindi ciò che il gestore deve fare è aiutare le compagnie a volare, liberalizzando le destinazioni. Quindi Taranto è una destinazione che, io vi aggiungo, è appetita a livello nazionale ed europeo.